Oh mio Dio, guardate un po' che cosa sono riuscito a trovare. Ho trovato un'isola volante. Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico episodio della serie del Griffin Vanilla. Grazie mille per il supporto che lasciate sempre a questi episodi di questa fantastica serie. Sapete, questa serie continua con il vostro supporto, quindi ogni volta che arriviamo a 6.000 mi piace faccio uscire un altro fantastico episodio di questa serie bellissima. Comunque avete letto bene il titolo, a quanto pare qualcuno è riuscito a trovare la mia base e l'ha pure griffata. Non ci posso credere, non so nemmeno come sia riuscito a trovare questa fantastica base che ho costruito dentro l'albero, però qualcuno l'ha trovata e quindi sono stato griffato. Nel precedente episodio vi avevo chiesto cosa volevate che costruissi nel prossimo episodio, tipo tra una casa sottoterra e da una casa volante, e molti hanno risposto una casa sottoterra e anche un'isola volante, quindi credo che cercherò di fare tutte e due. Costruirò una base volante e costruirò una base sottoterra. Adesso vi faccio vedere la base che mi hanno griffato. Guardate, mio Dio, come avete visto l'albero è sparito. Hanno griffato proprio tutto, hanno lasciato questi cartelli che adesso andremo a leggere. Hanno disboscato intorno alla mia base, forse tipo la lava che hanno piazzato ha bruciato intorno alla foresta e infatti hanno fatto esplodere anche la mia base, perché guardate qui c'è un cratere gigantesco. C'era la mia roba migliore in questa base, perché avevo piazzato tutto in questa base. Sapete, tutti i griffing che ho fatto e tutta la roba che ho trovato nei precedenti episodi l'avevo messe in queste doppie ceste che c'erano in questo albero fantastico. Questa era una casa dentro l'albero bellissima e a quanto pare me l'hanno griffata, gli schifosi. Qualche hater o qualche persona schifosa deve aver trovato la mia base e infatti mi ha rubato tutto, mi ha griffato tutto. Avete visto che non ho proprio più niente. Ero riuscito a farmi un paio di TNT prima di uscire dal server tipo un paio di giorni fa e a quanto pare è stata l'unica cosa che sono riuscito a salvare, perché sì, è vero, ho salvato pure questi diamanti e questi minerali in ferro perché volevo tanto regalarli a un altro iscritto se tipo trovavo qualche persona pucciosa, e questa è l'unica roba che sono riuscito a salvare, perché poi avete visto che mi hanno griffato e mi hanno rubato proprio tutto. Nei cartelli qui davanti hanno scritto ciao Herbac, a quanto pare la gente quando ti griffa sorride sempre. Sei stupido, è la base più brutta che ho griffato. Ok, sei stato griffato dal Vendicatore. E chi sarebbe il Vendicatore? Capitan America? Beh, Capitan America non si metterebbe mai a griffare una base. Poi ha scritto che questo è quello che ti meriti. Mamma mia, a quanto pare qualcuno che guarda i miei video ha scoperto la mia base e mi ha griffato. Mamma mia, che gran peccato, perché ho perso tantissima roba. Diciamo che ho perso quasi tutto e adesso dovremo cercare di farci una nuova base. Però sapete, in questo episodio adesso dovremo cercare di fare un bel griffing e forse dal prossimo episodio cominceremo a costruire l'isola volante o una base sottoterra. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e che cosa dovrei fare in questa situazione, perché adesso mi sento perso, ho perso tutto e mi hanno griffato e non so più dove stare adesso. Scrivete tutti nei commenti un bellissimo rip base per questa base dentro l'albero fantastica che avevo costruito e a quanto pare me l'hanno distrutta, quindi scrivete nei commenti rip base per cercare di ricordarla. Comunque vi ricordo che ogni volta che arriviamo a 6.000 mi piace faccio uscire un altro fantastico episodio di questa serie del Griffin Vanilla, questa serie pazzesca. E adesso sapete un po' che facciamo, cominciamo a cercare una base perché ho tanta voglia di griffare qualcuno, perché mi devo un po' sfogare. Oh mio Dio, guardate un po' che cosa sono riuscito a trovare. Ho trovato un'isola volante, non ci posso credere, ma siamo vicinissimi allo spawn. Chi è lo stupidino che ha costruito un'isola volante vicino allo spawn? Guardate a che coordinate stiamo, a 1000 e meno 3700, siamo molto vicini allo spawn. Stavo cercando una base da griffare, visto che ho perso proprio tutto quello che avevo raccolto nei precedenti episodi, e a quanto pare sono riuscito a trovare un'isola volante. Mamma mia, sapete, griffare le isole volanti è troppo divertente. Dobbiamo cercare però di stare attenti, perché è molto molto difficile griffare le basi volanti, perché potrebbe esserci qualcuno sopra che potrebbe buttarti giù. A quanto pare potrebbe esserci qualcuno in questo momento là sopra, perché le basi vicine allo spawn, sapete, vengono griffate in 2 secondi. È strano che una persona si sia messa a costruire una base proprio qui, non ci posso credere. Dov'è che si trova? Oh mio Dio, l'ho persa, era qui da qualche parte, mi sa che deve essere qui sopra, ma non riesco a vederla in questo momento. Sapete un po' che faccio? Cerco di collegarmi a questa colonna qui, come potete vedere, e comincio a salire scavando questa cobblestone, perché sapete, se faccio una cosa verticale mia ovviamente sprecherei troppi blocchi e vedete che non ne ho così tanti, quindi ci mettiamo qui sotto e cominciamo a scavare per cercare di andare a griffare quella base. Chissà, forse ci troviamo pure qualcuno. Comunque a me gli
importante è che riesco a trovare qualcosa di interessante, perché avete visto che ho perso tutto quello che avevo. Guardate, siamo veramente in alto, mamma mia, e ho paura, c'ho le vertigini in questo momento, perché mamma mia, qualsiasi cosa potrebbe buttarmi giù, potrei morire e perdere tutta questa roba interessante, perché sapete, quando qualcuno sta in un'isola volante sta ovviamente in vantaggio. Avete visto, la base non sembra essere griffata. Per adesso non riesco a vedere proprio nessuno, quindi continuiamo a salire e cerchiamo di stare attenti, rimaniamo sotto questi blocchi, così se qualcuno prova a buttarmi giù ovviamente non ce la fa. Allora, guardate quanto siamo in alto, siamo veramente in alto, siamo quasi all'altezza delle nuvole, non ci posso credere. Perfetto, non riesco a vedere proprio niente, avete visto, ci sono proprio quelle nuvole, dobbiamo cercare di superare le nuvole per riuscire a vedere meglio la base e vedere se c'è qualcuno al suo interno. Sono finalmente riuscito ad arrivare in alto, per adesso non riesco a vedere proprio nessuno, quindi potrebbe essere una base abbandonata. Adesso sto cercando di prendere veramente tanta linea, perché ho finito tutti i blocchi, quindi non potrei nemmeno andare sopra quella base, perché si trova veramente tanto e tanto 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 in alto. Cerchiamo di prendere abbastanza blocchi per cercare di farci un bel ponte verticale. Avete visto che c'è un paio di enderpearl, però sapete, dal basso non posso tirarle, cioè devo fare una colonna verticale un po' distante, tipo da quella parte, e poi provare a tirare l'enderpearl per arrivare là sopra. Ok, in questo... Oh mio Dio! È entrato qualcuno! Non ci posso credere, si chiama Space YouTube, quindi c'era qualcuno in questa base. Prendiamo subito questi blocchi. Oh mio Dio, come faccio? Oh mio Dio, guardate dove ci troviamo. Ci troviamo veramente davvero tanto tanto in alto, e a quanto pare lì dentro c'è qualcuno. Ce la faccio a tirare l'enderpearl? Non so nemmeno se ce la faccio a tirare l'enderpearl. Ci devo provare, ci devo provare. Tiriamola, vai, vediamo se ci arriva. Oh mio Dio, non ci arriva. No, non ci posso credere, non ci arriva. Facciamo una cosa, tiriamola lì, lì, perché sennò dopo, sapete, cade là sotto e mi teletrasporto fino in basso, e non posso perdere così tanto tempo. Si sta facendo in questo momento sera, e guardate un po', la base si vede meglio adesso. Ok, dobbiamo cercare di prendere veramente tantissimi blocchi. Per adesso ho scavato quasi 2 stack, però perché penso che debba arrivare a 3-4 stack di pietra, poi potremo finalmente griffare quella base. Quella base sarà fantastica da griffare, e a quanto pare al suo interno c'è qualcuno, potrebbe essere anche un mio iscritto, quindi dobbiamo cercare di vedere un po' come comportarci, perché sapete, io adesso ho perso tutto e devo cercare di riprendermi qualcosina, ovviamente solo se ci troviamo qualcosa, perché uno di solito se costruisce una base vicino allo spawn significa che non gli interessa niente se qualcuno gliela griffa, perché al suo interno non ci sarà proprio niente di interessante. Speriamo di riuscire a trovare qualcosa, sarebbe anche fantastico trovare quella persona, voglio tanto vedere chi è. Ok, in questo momento è notte e forse sarà il momento migliore per griffare, perché sapete, di notte si fa molto più fatica a vedere le persone, anche se sono shiftate, perché io cerco di stare shiftato, quindi si farà veramente fatica a vedermi quello, e quindi secondo me potremo infiltrarci nella sua base proprio di nascosto. Perfetto, in questo momento sto risalendo questa bella colonna e sto cercando di capire se quello si trova nella sua base. Ha appena fatto un'uccisione da qualche parte allo spawn, quindi potrebbe essere allo spawn in questo momento. Speriamo che sia così, perché secondo me potrebbe essere lì ancora lo spawn che sta combattendo. Ok, stiamo attenti, stiamo molto attenti, saliamo, saliamo veloce, 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 veloce. Se lui c'ha un arco potrebbe buttarmi giù. Se mi butta giù, sapete, io sono morto, perdo tutto quello che ho e devo riniziare da capo questa vanilla, e io non voglio che succeda questo. Ok, per adesso non vedo proprio nessuno, finalmente siamo riusciti a superare le nuvole, come potete vedere. Perfetto, sapete un po', se non viene, sapete che faccio? Cerco di stare sopra la sua base e cerco di aspettarlo, perché io voglio combattere contro di lui, voglio ucciderlo e prendergli tutta la sua roba. Ok, dai dai, manca pochissimo. Sì, siamo arrivati, siamo arrivati in questo momento nella sua base. Guardate quante ceste. Sì, che figata. Oh, ho superato il limite. Ok, sapete un po', ho superato il limite del Super Saiyan, quindi ecco, perfetto, ci sono, sì, siamo arrivati sopra la sua base, stiamo attenti. Sono 5 minuti che sto aspettando e ho tanta paura che questo qui mi abbia visto e sia scappato via, mamma mia, spero che non sia così, perché secondo me, allora qui in questa cesta non c'è proprio niente, e l'unica roba interessante che c'era era quella che si portava con sé nell'inventario. Spero che non sia così. Ovviamente cercherò di aspettare ancora un bel po', perché voglio aspettare che entri. Sapete, appena entro cerco di scavare subito il legno e lo ammazzo subito, lo uccido e gli rubo tutta la roba. Ovviamente vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare questa serie, perché sapete, questa serie continua con il vostro supporto, e se arriviamo a 6000 mi piace faccio altri episodi bellissimi dove faccio queste griffate epiche. Ovviamente vi ricordo che nel prossimo episodio dovremo cominciare a costruirci la nostra nuova base, visto che quella che abbiamo costruito dentro l'albero ce l'hanno
distrutta. Ho aspettato per più di 10 minuti, quindi mi sono stancato di aspettare. Niente, cerchiamo di entrare e cominciamo finalmente a griffare questa base. Ora cerchiamo di vedere cosa c'è in questa cesta. Ok, a quanto pare in questa base si era appena spostato. Avete visto, ci sono un bel po' di minerali, come potete vedere, fantastico. Ok, questa qua a quanto pare era la sua nuova base. Solo che, 8 di TNT, queste sono pazzesche, fantastico. Queste mi servono ovviamente, perché avete visto che non avevo così tante TNT e me ne servivano veramente tante. Qua c'è un Ender Chest e qui c'è un Anvil. Oh, a quanto pare lui non aveva proprio niente, come potete vedere. Avete visto, si era appena spostato in questa base e l'aveva appena costruita. Niente, ora sapete un po' che cosa facciamo. La griffiamo in questo modo. Cominciamo a incendiarla con l'accendino. Vediamo, visto che nel vanilla il fuoco non si interrompe mai, cerchiamo di bruciarla tutta, visto che è di legno. E mi piace veramente tantissimo griffare le basi che sono fatte in legno. Ovviamente cerchiamo anche di utilizzare un bel po' di TNT. E ovviamente facciamo espandere l'altra metà della base. Ok, guardate quanta TNT, fantastico. Cerchiamo di stare attenti, perché adesso lì potremmo esplodere e potremmo farci del male. Ok, ok, sta esplodendo, sì, piano piano. Fantastico, abbiamo fatto esplodere quella parte e tutta questa parte dovrebbe cominciare a bruciare e prima o poi dovrebbe tutta sparire. Perfetto, fantastico, abbiamo finalmente griffato questa bella base volante. Facciamo esplodere anche questa zona qui della base e poi possiamo anche andarcene via. Perfetto, ok, allontaniamoci, stiamo attenti. Mamma mia, perfetto, siamo in un punto altissimo, quindi se io cado potrei morire per sempre. Ok, fantastico, avete visto, siamo veramente tanto tanto in alto e adesso finalmente possiamo andarcene via, perché abbiamo griffato questa fantastica base. Forse sono riuscito a trovare l'entrata di un'altra fantastica base. Però sapete che cosa stavo pensando? Mi stavo chiedendo, ma per caso, se mai pensassi di fare una griffata con un iscritto, tra di voi ci sarebbe qualcuno che sarebbe interessato a fare una griffata con me? Scrivetemi nei commenti se vorreste fare un bel griffing con me, perché devo farmi un'idea di quante persone vorrebbero griffare con me, per cercare di pensare o di capire come potrei fare una cosa del genere. Comunque, forse sono riuscito a trovare la base di qualcuno, perché guardate qui, guardate lì che cosa c'è. Esce della luce da questo lago e se andiamo sotto, comunque siamo sempre vicini allo spawn. Guardate qua che coordinate stiamo. Siamo molto molto vicini allo spawn. Se andiamo a vedere, qua c'è una botola, quindi secondo me dentro c'è qualcuno. Oh mio Dio, Alexandru? Chi è Alexandru? Oddio, chi è Alexandru? Non ci posso credere. Alexandru sarà un mio iscritto o sarà un cattivone? Raga, vendo uno stack di lana per un banco di... cosa? Cosa di cosa? Di incantamento. Oh mio Dio, ha scritto in chat che ha bisogno della lana o vende la lana. Ha bisogno di qualcosa, infatti sta vendendo della lana. A quanto pare lui sta facendo qualcosa in questo posto segreto, quindi potrebbe essere la sua base. Non so se è cattivo o è un mio iscritto. Per adesso non si è accorto di me. Stiamo in silenzio, non dovete fare casino, se no questo si accorge. Cosa? Si è suicidato. Cosa? Ma che è successo? Non ci posso credere, si è suicidato, gli abbiamo rubato la roba. Ma che cosa è successo? Non ci posso credere, gli abbiamo rubato tutto. No, non gli abbiamo rubato niente a quanto pare, però la sua roba è sparita. Perché si è suicidato? Che cos'è che ha fatto? Controlliamo, tanto questo è stupido, avete visto, non si accorge niente. Non ci posso credere, a quanto pare non si è accorto di niente. Questo piccolino è un nabbo, guardalo, è un piccolino. Cosa? È un hacker? Com'è possibile? È un hacker? Oh mio Dio, non si è accorto di niente. È un piccolo bambino. Ok, guardate, ci nascondiamo di nuovo e vedrete che non mi sentirà. A quanto pare questo non si è accorto proprio di niente. Non ha capito che io lo sto controllando. Oh, aiuto. Oh, aiuto, ciao. Non ci posso credere, è un piccolino. Oh, aiuto, non è un piccolino. Oh mio Dio, e non è un iscritto, è un hacker. Avete visto, la sua testa si sposta in un modo strano. Attenzione, dobbiamo mangiarci una gapple. Muoviamoci, muoviamoci. Questo è uno schifoso, non è una persona. È un hacker. E adesso ti shifti, guardatelo. Avete visto, mi colpisce dalla distanza. Perfetto, sì. Io pensavo di regalare questi minerali bellissimi a questo iscritto, ma a quanto pare ha cominciato ad attaccarmi. Ha scritto scusa. Oh, adesso ha scritto scusa. Però prima ti sei comportato in un modo strano.
strano. E poi avete visto che colpiva in un modo strano? Ditemi nei commenti se questo è un hacker, perché secondo me sembrava fosse tanto un hacker. Please, mi ridai la roba. Va bene, dai, visto che hai chiesto scusa, ti ridò tutta la tua roba. Però avete visto che non mi è piaciuto come si è comportato. Forse non ha letto il mio nome. Mamma mia, sono un tuo iscritto. Ah, adesso ho capito. Infatti mi sembravi un mio iscritto, però all'inizio, se avete visto, ho cominciato ad attaccarmi. Mi ha spaventato, mi aveva quasi ucciso. Mamma mia, era veramente forte. Eri veramente cattivo cattivo. Comunque, sei grande. Visto che mi ha ringraziato e mi ha dato del grande, cerchiamo di regalargli anche un po' di minerali, visto che mi sembra tanto una brava persona. Guardate, gli regalo tutti questi bellissimi minerali e spero che sia tanto felice di questi regali. E la prossima volta stai attento. Yeah! Bravo, è contentissimo. La prossima volta stai attento, hai capito? Non attaccarmi, non cercare di uccidermi, perché io sono una brava persona. Comunque, adesso possiamo andarcene via, perché tanto la grifata l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un regalo a qualche iscritto che finalmente siamo riusciti a trovare. Spero che questo video del Griffing Vanilla vi sia piaciuto. Avete visto che ci hanno griffato, però noi ritorneremo più forti di prima e cercheremo di costruirci una nuova fantastica base. Faremo una base volante, una base sottoterra, faremo tutte le basi migliori. Ovviamente dobbiamo stare attenti a questo vendicatore, perché a quanto pare sembra un iscritto veramente tanto tanto arrabbiato. Guardate quanti miei iscritti che ci stanno in questo momento, che vogliono fare screen e che mi stanno spingendo in continuazione. Oh, smettetela di spingere, sto cercando di fare l'outro. Arriviamo a 6.000 mi piace per un prossimo episodio, perché sapete, questa serie continua grazie al vostro supporto. Fate vedere questo video ai vostri amici, perché questo Griffing Vanilla a quanto pare piace a veramente tantissime persone, quindi vi fareste un gran piacere. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.